forse il più brutto Pescara che dell'ultimo periodo. È chiaro che di fronte c'era un avversario fortissimo, ma partita sbagliata, è d'accordo? Ma brutto Pescara, siamo partiti concedendo un calcio di rigore sul rinvio del portiere, abbiamo perso i duelli individuali, siamo scivolati, poi comunque avevamo recuperato la posizione e siamo stati imprudenti perché abbiamo fatto fallo da dietro, perlomeno l'arbitro ha segnato il calcio di rigore, quindi la partita è diventata handicap, non ci siamo espressi bene, sicuramente sono mancati alcuni collegamenti, davanti non abbiamo fatto bene, non era neanche facile trovare spazio, poi però la partita è stata equilibrata perché comunque non abbiamo mai rinunciato a giocare o a proporre, poi abbiamo tirato fuori poco, soprattutto per tutto il primo tempo, da quello che eravamo in grado di produrre. Poi attraverso i cambi la partita era cambiata, avevamo alzato il baricentro, recuperavamo palla con immediatezza, eravamo sempre equilibrati, riuscivamo a essere destabilizzanti con l'ingresso di Giambò perché abbiamo continuato a giocare con i 3 più 1 e lì sono stati dei momenti importanti di partita. Chiaro che se poi dopo regali il secondo gol e rimani pure in 10 diventa difficile anche se ci abbiamo provato fino alla fine, però non è che abbiamo giocato una bruttissima partita, alcuni hanno fatto una partita inferiore alle aspettative, non so per quale motivo, e abbiamo preso un calcio di rigore, è chiaro che la partita poi la incanali sugli aspetti migliori della Reggiana, fa densità e prova a ripartire, anche se non abbiamo concesso tante, tante ripartenze, anche quando perdevamo. Allora io faccio un paio di considerazioni, poi lascio la parola allo studio. Vedendola dall'esterno, però, si è vista una Reggiana più forte del Pescara, prima considerazione. E tatticamente, Rauti esterno a destra, secondo me, ha sofferto proprio la posizione. E le chiedo come mai non ha sostituito Nzita, che qualche minuto prima l'arbitro l'aveva già graziato. Ma guardi, l'aveva già graziato. Nzita era un giocatore che era così, ipoteticamente un giocatore che si poteva sostituire. In quel momento ho fatto scelte diverse, poi bisogna avere la sfera magica per pensare che da lì a un minuto o 30 secondi possa venire ammonito. Francamente quell'ammonizione l'arbitro la poteva anche evitare perché gli stessi falli, fischiando dei falli a nostro favore, non li ha sanzionati con l'ammonizione il giocatore della Reggiana, non ho visto lì un fallo particolarmente cattivo. Era un giocatore che poteva essere cambiato proprio, ma non per l'ammonizione, per la partita che stava facendo, perché comunque era un po' stanco, però quel momento è avvenuto l'attimo e non è che abbiamo la sfera magica e siamo in grado di capire. Era un giocatore che poteva essere cambiato. Rauti esterno destro? Ma Rauti esterno destro ha fatto bene, poi ha giocato anche Dursi. Si fanno delle scelte, poi col senno di poi è sempre facile dire, soprattutto se magari qualche giocatore non fa la prestazione che uno si attenderebbe, ma non è questo il motivo per cui abbiamo perso. Qual è allora? Ma è perché sono pronti via a regalare in casa della Reggiana di una squadra che non ha mai perso, che è prima o seconda nel girone, e regali un calcio di rigore sul rinvio del portiere con tutti schierati, uno scivola, uno recupera la posizione, uno fa un intervento mal destro, poi comunque siamo posizionati bene in area di rigore e commettiamo l'imprudenza di franare addosso a un avversario che praticamente sulla linea di fondo è chiuso con altri difensori piazzati. Errori, che è chiaro che incanali la partita in un certo modo che diventa diversa rispetto a quella che l'avevamo preparata. Non siamo stati bravi per tutto il primo tempo a incidere fra le loro maglie difensive, erano sempre molto compatti, però viceversa non abbiamo neanche concesso tanti, tanti contropiedi. Nel secondo tempo, ripeto, eravamo riusciti ad alzare il baricentro, eravamo più pericolosi, siamo andati in area di rigore diverse volte e poi abbiamo ricommesso il secondo gol, per cui quando fai regali è difficile recuperarlo. Una domanda per Auteri che poi deve lasciarci studio. La facciamo fare a chi? A Pierpaolo o a Fabio? Posso farne una io, intanto saluto il mister, buonasera. Volevo chiedergli questo, la Reggiana a tratti, in alcuni tratti di questa partita è stata secondo me molto brava a venirvi a prendere e non farvi iniziare l'azione da dietro. Chiaramente quando questo succede c'è la soluzione su Ferrari che è un giocatore insomma anche bravo, o su Cernigoio a giocare, a far giocare la squadra. In quel momento però, quando giocate la palla direttamente sulla punta, perché magari la partita vi costringe, gli altri due attaccanti non erano sempre troppo lontani, cioè anche quando Ferrari la teneva,
era difficile poi tirar fuori qualcosa contro una squadra che tra l'altro chiudeva anche gli spazi molto bene. Il problema è proprio questo, che inizialmente non abbiamo avuto un impatto emotivo molto buono con la partita, qualche errore nel fraseggio, non abbiamo tenuto palla davanti perché abbiamo perso 4-5 palloni fra Ferrari, Dussi, Rauti, anche Pompetti, su situazioni in cui dovevamo e potevamo fare meglio, però poi questo aspetto è migliorato, siamo cresciuti, anche se eravamo già 1-0 per loro. Vero, l'impatto con la partita, sì, sono state, ma abbiamo, se vi andate a rivedere la partita, abbiamo perso 4-5 palloni in uscita, è importante, però poi abbiamo sempre recuperato la posizione.